Ricordare Casiraghi penso che sia, oltre che un piacere, un dovere da parte dell'Inter, da parte di tutta la società. È una cosa che è venuta anche spontanea un po' a tutti. È una persona che continua a vivere dentro di noi, ma è stata insieme a noi per tantissimo tempo. E ha dato tantissimo all'Inter e penso che ricordarlo attraverso un memorial, attraverso un torneo dedicato ai ragazzi, sia poi il modo migliore e quello che lui avrebbe desiderato. Quindi mi sembra una cosa carina e anche rispettosa di tutto quello che è stato Casiraghi per l'Inter. Una frase questa che davvero riesce con poche parole a presentare bene, a definire bene quello che era Casiraghi. Casiraghi non c'era mai perché era sempre alla ricerca di qualcosa di speciale, di qualcosa di nuovo da regalare, in particolare al settore giovanile dell'Inter. Tu lo pensavi magari a migliaia di chilometri di distanza e poi la domenica mattina te lo ritrovavi a Interello a vedere una partita delle nostre squadre dal nulla. Lui era questo, non dava mai punti di riferimento, non ha mai apprezzato tantissimo le regole, le forme, era uno spirito libero, ma questa era la vera forza di Casiraghi, la sua esperienza, la sua passione, la sua capacità nel riconoscere il talento e poi su tutte la sua libertà. Non potevi provare a limitarlo perché avresti ottenuto solo il peggio di lui, quindi il bello di Casiraghi era questo. Per la crescita dei giovani, dei nostri giovani in particolare, il confronto internazionale rappresenta un momento sempre più necessario. La Youth League lo rappresenta ai massimi livelli per l'Under 19. Ma la volontà nostra, la volontà della società è proprio di investire e dare la possibilità, oltre che di partecipare alle competizioni nazionali, ai campionati, ai tornei che ci sono in Italia, anche a confronti internazionali, ma questo a partire fin dai più piccoli, gli under 9 e gli under 10. Non è un caso che in questo momento i nostri under 16 sono a Madrid a confrontarsi con altri club europei di livello. Questo torneo è un'opportunità per i nostri under 17 e vogliamo che lo sia per tutte le nostre categorie, un momento formativo. Quindi il confronto internazionale rappresenta un ottimo momento di formazione tecnica e non solo tecnica, perché poi quando vai all'estero cresci anche dal punto di vista dell'esperienza. Guarda, io penso che l'Inter sia uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. Io sono qua a lavorare da 10 anni e per 10 anni penso che grazie agli investimenti della società, grazie alla professionalità delle persone, grazie alla competenza, abbia ottenuto risultati importantissimi. Penso che il percorso del settore giovanile sia quello di formare giocatori, sia per la prima squadra dell'Inter, che è sempre più difficile, o anche per il mercato interno. La soddisfazione nostra è di avere tutti gli anni proposto sul mercato italiano giocatori che ora fanno la Serie A, chi la Serie B, però aiutare questi ragazzi nel loro percorso e nel dare soddisfazione alla società. Questo credo che sia la cosa più importante che noi riusciamo a fare.